Ciao ragazzi, ben ritrovati da Rientri Football, qui a cercare di creare del calcio interstellare per voi. Ci servono 14 per, in realtà ci servono 15 punti per la promozione, quindi 5 vittorie su 8 partite, inizio altalenante, dove siamo partiti con una sconfitta contro un avversario molto ostico, molto forte, partita bloccata. E poi reazione violenta con un 5-0 rotondo e poi un pareggio che in realtà è più per la giocata da fair play. Infatti, se avete saltato l'ultimo video, consiglio di guardarlo e magari anche di farmi sapere nei commenti voi che cosa avreste fatto al posto mio. Ma adesso è tempo di concentrarsi sulla nuova partita di oggi, sul nuovo match, sul quarto match di questa divisione 3 che non è partita in maniera, diciamo, liscia, decisamente no. I nuovi innesti non hanno portato, in realtà l'Inter a livello di football si è decisamente indebolita. Abbiamo Liverpool, terza divisione, quindi sicuramente un avversario che scende dalla prima, che ha chiuso la stagione precedente in prima divisione. Sarà una partita ostica come il primo match di questa divisione. Lo andremo a vedere subito. Mbappé come suo uomo copertina negli spogliatoi. Chala che dà forfait nelle partite importanti. Thuram che è in formissima e che io vado a giocarmi al posto di Adriano come trequartista, però poca scelta qui. C'è Frattesi, ma io non riesco proprio a giocarlo. Frattesi, ragazzi, mi dà proprio pressioni di lentezza e imprecisione. Quasi quasi preferisco Aslani. Infatti faccio Miki, Aslani, Barella. Spero che ne ci forniscono una versione di Frattesi un po' più forte. C'era quello del pack Giappone. Spero che ci sia un'altra versione di Frattesi più forte, come quella del pack Giappone. E direi che ci siamo. Dovrà in formissima da osservare. Formazione super top, Hakimi, Marquinhos, De Ligt, Alaba, poi Barella, Rice e Fernando Silva, Neymar, Salah, Mbappé, attacco velocissimo, super tecnico. Io evito le marcature in questo caso. Mbappé, Salah, sarà difficilissimo fermarli purtroppo. Ben ritrovati amici telespettatori, un altro appuntamento calcistico di spessore che vi offriremo in esclusiva. Si dice che l'attesa di un evento sia fondamentale per poi goderselo al meglio. Beh, ora l'attesa è finita. Si alza finalmente il sipario. Ci siamo, I siamo noi a venditori di cominciare con Milano sono Thuram già sul e palcoscenico Lautaro. e non ci resta che assistere insieme a Qui questa il nuova lancio di Thuram, che non rivoluzione. era una cattiva idea. I colori nerazzurri sono la maggioranza, questo è il Giuseppe Meazza che Bello questo conosciamo. passaggio in mezzo che si infila, poi il recupero di Barella ha Barella. già dato il via alle danze. Palla che arriva a Miki, Marco poi sul Thuram, poi cambio. c'è ancora Mkhitaryan, Di c'è Marco. Di Marco sulla sinistra che prova a sfondare. E questo tentativo d'azione non va a buon fine. Gli avversari hanno fatto buona guardia e forse Cambio mancherà di anche qui il gioco, bel cercare giro di Alaba. Sergi. Di lì. Gioca Rice. bene il Liverpool qui, Alaba. aspetta il momento giusto per trovare un varco e Rice. andare in avanti. Neymar. Bernardo Silva. Barella. Mbappé. L'appoggio sulla fascia. C'è Alaba che ha tanto spazio. Rice. Errore qui, pallone sprecato. Peccato, qui aveva recuperato il E pallone il tocco è verso il Mkhitaryan. portiere. Di lì. Però sempre anche lui a partire palla al piede. Gioca anche bene largo con Di lì. Hakimi che ha spazio. Un inizio di partita che chiamerei con un eufemismo prudente. Alaba riceve il pallone, ferma l'azione avversaria e fa ripartire Ah, oh, subito. Dumfries ha un po' di spazio, può partire il contropiede. Dumfries tenta la fonda sulla destra. Tanto campo per Sergi. Dumfries che può andarsene se lo prende tutto. Il cross al centro, sta arrivando Marcus Thuram di testa. Palla di un Ottima pelo alta conduzione sulla difensiva di traversa. E Bruno qui Fernandes. all'improvviso Dumfries Infine, recupera il pallone occasioni del e genere comincia un possono coast to diventare coast clamoroso. irripetibili. Di Mbappé corsa è tutto stato il campo, fortunato arriva sul nell'ultima fondo, cross al occasione. centro. Thuram non riesce a indirizzare verso la porta. Inter vicinissima. Qui già il vantaggio dopo tanto possesso palla del Liverpool che ha tenuto il pallone. Inter letteralmente non ha visto palla. Poi al primo recupero, però, si è fatta decisiva.
avversario ai ripari. Sarà spostato un po' più avanti come punta. Non vedevo altro, ma... Neymar. E il punteggio è ancora inchiodato sullo 0-0. Palla a Bernardo Silva. Hakimi. Thuram in qualche modo recupera. Lautaro Martinez. Marcos Thuram. Avanzano con una intricata rete di passaggi. Va via in dribbling. Cercare Lauti. Mamma mia, qui in aria pericolosi. Giocata in avanti. Barella. Bravo Cordoba. E questo passaggio è un po' impreciso, infatti si vede. Bernardo Silva. Palla a Bernardo Silva. Cerca aiuto nella zona laterale. Hakimi prova a spingere sulla corsia di destra. Riparte l'Inter. Lautaro Martinez. Cercare Thuram, che riesce ad infilarsi palla al piede, incredibile per Lautaro, che fa 1-0. Erroraccio qui del difensore. Thuram arpiona il pallone, si lancia in velocità davanti al portiere. Cioè, Lautaro a supporto, poggia il pallone, facili per Lautaro, anche se il difensore ha cercato di fermarlo. Ma è 1-0 Inter. Tanto possesso palla per il Liverpool. L'Inter che fino ad adesso sta coprendo bene gli spazi. Liverpool che con calma gioca il pallone, per adesso senza frutti. L'Inter con un paio di contropiede è riuscita a rendersi più volte pericolosa. Ha segnato un giocatore spesso presente all'appuntamento con il gol. E qui Thuram. Palla filtrante per Salah. Mamma mia, sfortunato qui il rimpallo. Neymar. Mamma mia, dove l'ha presa Neymar quel pallone? Poi palla sporcata. Hakimi. Lautaro Martinez. Cercare Thuram. Ancora di forza quasi a recuperare il pallone. Mamma mia, quanti contrasti. In difensiva ci mettiamo a questo punto, perché abbiamo... lui attacca con tanti uomini e noi dobbiamo difendere con altrettanti uomini. Cercare di nuovo Thuram. 1-2 è un po' troppo pretenzioso in questo caso. Barella. Prova Salah. Passaggio sulla destra. Bella apertura. Prova con il tocco basso. Mamma mia. Contrasto irregolare, dunque calcio di punizione. Non ho capito il fallo di chi è. Ah, di Barella, credo, su Cordoba. Ok. José sarà a cercare la testa di Thuram. Che appoggia male però. Ancora Thuram. Di Marco. Qui Aslani che neanche alzando il pallone riesce. Riceve in ottima posizione. La gioca all'indietro. Prova la conclusione. Mamma mia. E che brutto errore di... non ho visto se era Di Marco o Barella in uscita. D'altra parte era stato bravo a crearsi l'occasione. Doveva sfruttarla meglio. Quindi vai attento in questo caso. Non c'è nessuno dell'Inter però. Difensiva oggi è difficile da girare. Possibilità di controllo. Si vede di nuovo Dumfries, protagonista della grande discesa nel primo tempo. Non era per Lautaro, che prova comunque ad arrivarci. La gioca sulla destra. Finisce il primo tempo qui, peccato perché questa poteva essere una buona azione di contropiede. È 1-0 al termine del primo tempo, ma il nostro avversario ci sta letteralmente massacrando con
schiacciando con il possesso palla, 65-35, dati impietosi, è solo il Liverpool che gioca, però poi di tiri in porta c'è stato solo quello murato da Córdoba, che tra l'altro è arrivato con un brutto errore nostro in uscita. Azioni create da lui per arrivare in porta non sono arrivate, tanto possesso palla, tanto ragionamento, ma spazi ben chiusi. L'Inter invece tre occasioni praticamente tutte decisive, e da una poi tra l'altro è scaturito il gol che ha portato in vantaggio i nerazzurri. Partita molto dura, si vede che l'avversario è di livello, complimenti all'avversario, gran bel gioco. E speriamo che questo secondo tempo dovete lanciare avanti con De Vrij che anticipa. Si trovano a dover amministrare un vantaggio di misura. Ora questo rimpallo però favorisce il Liverpool. Prova a avanzare l'azione con il lancio lungo. Prova a darla profonda nello spazio. Mohamed Salah. Non era apertura ovviamente. Barella che fa un gran recupero. Mamma mia, che anticipi che hanno fatto i suoi giocatori, cioè questi anticipi in automatico sono qualcosa che invidierò sempre. Turam poi che si è abbassato parecchio per ricevere il pallone. Prova ad andare palla a piede, spostato letteralmente qui. Provato. Sembrano aver eretto un muro in difesa. È una squadra che ama palleggiare e mantenere il possesso palla. È vero Fabio, sono molto attenti a far circolare il pallone con calma. Mamma mia, qui Turam e Lautaro hanno provato a inventare la giocata. Barella il recupera e serve Dumfries, palla al piede, ancora se ne va. Cercare Turam, difensore attento. Che rischio si è preso con questo pallone? Alaba. La gioca in profondità. Allarga il gioco con pallone a sinistra. Lunga. Bravo qui Dumfries. Preferisce andare sul sicuro e spazza. Mohamed Salah. Può andare alla conclusione. Attenzione, può avanzare. Mamma mia, bastoni, che chiusura su Salah, anche se stava per calciare col destro. Partita durissima per i nerazzurri. Miki intanto già sta crollando letteralmente. Barella c'è, ma io non so chi mettere come trequartista. Probabilmente mi gioco la carta quadrato a centrocampo. Proviamo Frattesi, dai, non voglio essere così cattivo con Frattesi. Poi in attacco Turam anche sta morendo, fra un po' inseriremo Adriano. E lui infatti ha cambiato, vedevo che c'era qualcosa. Neymar a sinistra, andiamo a modificare le marcature. Con Neymar a sinistra c'è e poi Salah a destra. E fra un po' ci dovremmo sostituire anche Turam, che però per adesso ha fatto la giocata che sta decidendo la partita. È proprio Turam. Sostituzione per l'Inter. Numero 22. Palla pronta per il secondo calcio d'angolo. Il numero in questa statistica sugli avversari è ancora 0. Attenzione, un cambio. Addirittura ha provato a colpire. Io lì forse avrei fatto la sponda. Giocata però molto interessante, bisogna essere onesti. Un Córdoba che va da Dumfries, che ha un po' di spazio. Barella ci prova con un pallone profondo. Un intervento. I bastoni a spazzare. Non ci credo. Che gol abbiamo preso con i due difensori immobili che non corrono all'indietro. E Kane che fa l'1-1. Si è sbarazzato delle attenzioni indesiderate dei difensori e non si è fatto intimidire dal pressing. Gol meritato. La mossa giusta al momento giusto. Dopo pochi minuti dal suo ingresso in campo la mette dentro. Come è entrato in partita. È stato un cambio veramente azzeccato. Bravo ancora qui Dumfries a recuperare. Quando ci sono in campo due
due squadre di questo calibro, ecco lo spettacolo che ti aspetti. Botta e risposta, colpo su colpo. Ora bisogna vedere chi avrà più carattere a centrocampo e freddezza sotto porta. Brutto questo passaggio di Frattesi, che è entrato infatti già malissimo. Mbappé. Ditemi Mbappé che mi ha fatto a prendere quella palla. Io non ho parole. E Frattesi qui che non ci arriva. Intercetta il passaggio, pericolo. Allontana il pallone. Anticipa la traiettoria del pallone. Scampato pericolo. Ha portato scompiglio, ma la difesa. Mamma mia, Slani, ragazzi. Ancora un altro errore. Tutto chiuso, ragazzi. Tutto chiuso. Riceve il passaggio. E non ci credo, addirittura il 2-1 è arrivato con un altro 1-2 perse completamente le marcature. Thuram qui non ne può più. Dopo una difesa eroica prendiamo due gol nel giro di due minuti, come se i difensori si siano dimenticati proprio di marcare. Clamoroso. Tra l'altro due gol molto molto semplici con Kane e Mbappé che fanno l'1-2 e i difensori che non seguono. Poco da dire qui, giocatori che scappano, difensori che restano immobili alla fine, e non possiamo neanche parlare di stanchezza, ragazzi, perché come potete vedere i difensori tutti e tre, in realtà tutti e cinque, sono completamente in buona forma, non sono stanchi, quindi non ha proprio senso parlare di stanchezza, perdersi le marcature così dopo una partita del genere, fa male con i giocatori che non seguono. Poi vedere che i suoi, guardate lì ragazzi, i miei che non intervengono. Siamo solo ammirati. Non si sono mai lasciati prendere dallo sconforto e ora sono meritatamente avanti. Guardate quanto tempo e i suoi che continuano a fare gli anticipi in automatico. Diventa dura così. Tempo scorre. Mamma mia, ragazzi, io non lo so. Non lo so qui che sta succedendo con sti palloni, guardate qui, ma errore qui, pallone sprecato. Di Marco. Avevo visto Adriano in realtà un po' più avanti in termini di Parella. Vede lo scatto e cerca la profondità. Lautaro la pareggia, cross di Di Marco, bellissimo. Lautaro spunta e fa 2-2. Testa che ha stampato un sorriso su tutta la squadra. Parte del merito del gol va al compagno. Gli ha servito una palla forte ma molto precisa. Dai Lauti, ragazzi, non lo so perché ci mettono così tanto in questo. Alaba. Messi. Un altro passaggio ben eseguito, buona costruzione. Alaba interrompe un'azione che poteva diventare pericolosa. E calcio d'angolo al 90esimo, partita dura. È il momento di difendersi con le unghie e con i denti. Il quarto uomo indica a salire in aria. Ci arriva tranquillamente. È stato sfortunato qui. Non era per lui, ho cercato di darla lateralmente. Messi prova a giocarla nello spazio ma non riesce. Beh, direi che adesso è il recupero del recupero. Ottimo senso della posizione, pericolo sventato. Mbappé. Intervento decisivo. Palla spazzata perché a questo punto non ci sarà più tempo. È 2-2. Ragazzi, dura parlare qui. Devo dire che alla fine il pareggio è il risultato forse più giusto, perché lui ha giocato tanto tanto bene e non possiamo dire che non meritava il pareggio. Purtroppo per i due gol presi fa male, perché sono veramente, ha fatto tante azioni molto carine che forse meritavano miglior esito, ma poi quei due gol che abbiamo preso, ragazzi, fanno male, perché vi ripeto, c'erano due difensori liberi che potevano coprire il difensore, l'attaccante che è partito, ma nessuno di due altri, anzi sembra si siano imbrogliati tra di loro. Peccato prendere dei gol così dopo aver difeso tra l'altro alla grande per tutta la partita, è un peccato. Alla fine finisce 2-2, poteva andare peggio, quindi non ci lamentiamo. Io come al solito vi ringrazio per aver guardato, ci vediamo alla prossima.